Mamma mia, quanto è tardi! Mamma mia! Oh no! Ma chiuso fuori! Che faccio? Amore? Amore? Amore, sono tornata! Amore? Amore, ma che ti sei chiuso in camera? Amore, mi hai chiuso fuori? Oddio mio, amore, perché? Lo sapevo che si arrabbiava. Cavoli, in effetti. Dai, amore, aprimi che ho sonno. Dai, che così ti racconto, no? Amore, che perfido che sei, però. Aprimi, così ti spiego, no? Dai, amore, ti prego. Amore, fammi entrare. Ma scusa, ma che te la sei presa per l'ora? Eh? Te la sei presa per l'ora? Mi fai entrare? Ti posso spiegare? Ti posso dire che è successo? E dai, amore, dai! Non mi sono accorta che era tardi, dai, scusa! Sai com'è quando vai a un compleanno, no? Ci sono tutte donne. Dai, le chiacchiere, il brindisi, le foto, proprio non me ne sono accorta, dai! E poi io non stavo in macchina da sola, non potevo tornare quando volevo. Dai, la prossima volta però ci vieni anche tu, eh? Tutti a chiedermi ma dov'è, ma dove l'hai lasciato? E io che dicevo, guarda, no, non ve lo porto, io non mi fido di voi, sono gelosa. E tutte a ridere. Ma eravamo tutte senza fidanzati, eh? Beh, nel mio caso, senza marito. Dai, ma io ti pensavo, io ti ho pensato tutta la sera. E lo dicevo anche. E infatti tutti a dirmi, oh, ma tu senza di lui non ci sai proprio stare. Tutte invidiose, oh. Dai, apri, su! Ma perché fai così? E va bene, è tardi, è tardissimo. Prometto che la prossima volta torno prima. Ma tu te la senti di lasciare fuori la tua amica? Eh? La tua amicetta? Dai, uffa, però c'ho sonno, voglio dormire! E poi comunque io non me la prendo quando fai tardi tu. E certo, ma quando fai tardi tu? E tu mai? Tu sei perfetto. Tu stai a casa, te vedi ballarò. Carichi la lavastoviglie, tu fai tutto, sei perfetto e lo sappiamo. E no, invece, io esco. E che devo fare, eh? Dovrei chiudermi in casa, dire di no a tutti gli inviti? E invece no, se permetti. Se c'è una cosa ci vado. Mi invitano e esco. Che c'è di male? E può capitare che faccio tardi. Per un compleanno poi, eh? Mica chissà per fare cosa. Che, non posso andare a un compleanno io? E invece ci vado, guarda un po', e faccio tardi. Tutte fanno tardi e io non posso? Al signore dà fastidio, lui mi chiude fuori, ma ti rendi conto? Oh, ma che vuol dire? Che vuol dire che devo andare a dormire di là? Ma che fai, sbuffi? Oh, sbuffi? Ti sto annoiando? Ah, perfetto, guarda, benissimo, vado di là, mi chiudo dentro e dormo di là. E che non ti venga in mente di svegliarmi, eh? No, non ti azzardare, e poi domani facciamo i conti, hai capito? E dai, perché fai così? Ma che t'ho fatto? Ma perché? Non credi che sono andata al compleanno di cosa, lì? E va bene, guarda, forse non era proprio il compleanno di cosa. Ecco, dai, adesso te l'ho detto, sei contento? Mi fai entrare? La dimentichiamo sta faccenda? Oh... Ma che vuoi da me? Cosa vuoi che ti dica? Cosa ti devo confessare io? Che non era nessuna festa? Oh, ma che mi hai fatto spiare? Mi hai fatto spiare? Mi spii? E va bene. Non ero a nessuna festa. Ecco. Ero con un uomo, sì. E allora? Vuoi fare tutto sto casino per questo? Guarda che non è mica una scappatella, eh. No, ma che scherzi, io era solo uscita, ho pensato, mo se glielo dico chissà che pensa, chissà che si mette in testa, e allora niente, sono uscita e basta, ecco, non c'è niente di male, è un amico. Che, non ce l'hai le amiche te, io non posso avere amici? Certo che ce l'hai tu le amiche, ce l'hai. E guarda che lo apprezzo che tu non le vuoi più vedere per me, ecco, per non farmi ingelosire, lo apprezzo molto. Però lui ha tanto insistito. Mi sembrava di essere scortese, allora, ecco,
Niente, sono uscita, ecco. Però tu non hai il diritto di spiarmi, capito? Perché io sono una donna adulta e faccio quello che mi pare. Oh! E poi non è successo niente di male e non ne voglio parlare più. Adesso aprimi che sono stanca. Forza, apri! Apri! Sei uno stronzo! Va bene, scusa se ti ho detto stronzo, scusami, scusa per tutto, sì, forse ho sbagliato, forse dovevo dirtelo, forse dovevo tornare prima, non lo so, hai ragione, io non mi sono accorta dell'ora e siccome avevo bevuto un pochino, tu lo sai che io non bevo, no, vabbè, non bevo, bevo poco, ecco, e quando bevo, niente, divento debole, ma non è successo niente, niente di niente, va bene? Dai, aprimi, dai. Aprimi. Ma che è, non ti basta? Che altro ti dovrei dire? Chi è lui? Vuoi sapere chi è lui? Lui è un collega di corso di cucina. Ecco, che mi sono fatta nel 98, quando neanche te conoscevo. Che mi sono fatta nel senso del corso, non nel senso di lui. Vabbè, dai, hai capito, no? Ecco, l'ho rincontrato alle poste, perché... Io il pomeriggio non si sa mai che fare, quindi vado alle poste a fare delle raccomandate, ecco. E l'ho incontrato, e allora una cosa tira l'altra, e piripì e parapà. Ma perché non posso andare alle poste io? Che è vietato? Non c'è niente di male, io il pomeriggio faccio così, ecco, tu non ci sei, a casa non c'è nessuno, io vado in giro, poi incontro magari vecchi amici che mi invitano. E poi basta, perché ti ho detto tutto, e visto che siamo delle persone civili, mi fai entrare? E dimentichiamo tutto a posto, va bene? Dai, sto aspettando. Ma porco mondo, non possiamo risolverla con calma la questione? Con la calma si risolve tutto. Va bene, te lo dico così la finiamo con sta storia, ok? Allora, a un certo punto m'ha baciata, ecco. M'ha baciata, basta, un bacetto. Finita lì, io ho detto no dai, lo sai che sono sposata, e piripì e parapà, e lui, scusa non avrei dovuto, e piripì e parapà, punto e basta, adesso ti ho detto tutto, sei soddisfatto? La possiamo smettere? Mi fai entrare? Ah, insisti, vuoi una confessione piena, eh? E va bene, ci sono stata con sto cristone di 2 metri, e che è un toro da monta, va bene? Abbiamo fatto sesso per 6 ore, capisci quanto sono 6 ore? Sono 3 puntate del Ballarò, compresa la pubblicità! E tu eri qua con i tuoi occhialucci che te vedevi il televisore, caruccio lui. E io ero là che facevo cose turche, cose che a te deve uno strappo muscolare solo se te le dico. Perché te sei così, sei passivo. Sì, però ti offendi. Se la moglie prende e va con un cristone dei 2 metri a farsi risolvere la serata, tu ti offendi. E che devo fare io, eh? Che devo fare? Che devo fare? Mi devo mettere a parlare delle crisi di governo? Eh? Hai sentito? Sei rialzato lo spread. A casa nostra solo lo spread si alza. E allora una poveraccia che deve fare? Va fuori, va in trasferta, va bene? E poi fa tardi. Ma non è che non ritorna, eh? Fa solo un po' tardi. Ma a lui non basta, no? A lui non basta, perché lui mi ama, capito? Lui mi regala le vestagliette dei Puffi, i libri di cucina della Parodi, sì, perché te lo devo dire, perché sta storia mi è rimasta qua. Ma che sono cose, sono regali che se fanno a una moglie, eh? Andiamo, su, dai, a una moglie si regalano i gioielli, i fiori, i completini intimi, oppure una notte di sesso selvaggio come quella che mi regala ogni volta lui. Sì, vabbè, ogni volta. Mo te l'ho detto, che c'è da dire? Sono 2 anni che lo vedo. Oddio, lo vedo è limitativo. E i corsi di cucina non l'ho mai fatti. Se te dicessi come l'ho incontrato. E tu continua a farmi i tecnici quando sei rompe il televisore. Sì, continua. Così vedi che c'hai ragione, che la televisione ci risolve le serate a tutte e due. Adesso che vuoi, eh? Vuoi che ce lasciamo? E lasciamoci, va, ma sai che me frega a me? Anzi, guarda, te lascio io,
Però sta casa la voglio, eh? E voglio pure la macchina. Eh sì? Così lo vado a prendere e lo porto qua. Così a sta casa, altro che ballarò. Gli famo vedere il carnevale del Rio. Eh sì, hai capito, bello mio? Sono finiti i tempi cupi. Tutta vita! Tutta vita! Oh, cazzo! Pronto? Chi? Ah, ma sei tu? Ah, ma che mi telefoni dalla stanza? Di tua madre? Ma come di tua madre? Ah, ma non stai? Ah, io pensavo che... Ah, quindi sto a parlare da sola! Ah, eh? No, sto scherzando! Ma certo che lo sapevo, certo che lo sapevo! E certo che l'ho letto il bigliettino! Ecco qua, vedi? Corro da mamma che non si è sentita bene, il cane lo chiudo a chiave in camera, se no si mangiucca l'immondizia. La chiave è sul tavolo, ti chiamo dopo, ciao! Certo che l'avevo letto, ecco qua! Cosa? Eh sì sì, da mo! Io sono rientrata prestissimo! Te quando sei riuscito? Io sarei entrata, guarda, 10 minuti dopo. Ma sì, guarda, non avevo più voglia di stare lì. No, no. E adesso? No, ma che m'hai svegliata? No, ma chi dormiva? Era un pensiero per tua madre. Certo che ogni volta pure lei ha certe paure. Ma adesso sta meglio. No, no, dico meno male che adesso sta meglio. E vabbè, amore, hai chiamato tardi, ma non ti preoccupare, che cosa vuoi che sia? Bisogna sempre essere comprensivi con chi fa tardi, no? Anzi, guarda, a proposito, mi sa che domani faccio tardi io. È un compleanno di Rosa. Rosa, la mia amica di corso di cucina. No, non la conosci, sai, abita fuori, abita molto fuori. Ma fuori fuori, eh? Anzi, guarda, mi sa che dormo lì. Non ti dispiace, vero? Meno male, va. Sei unico, ma proprio unico, perché giusto uno ce ne poteva essere così. Vabbè, buonanotte, amore. Buonanotte.